a tutti amici ed amiche, bentornati nel mio canale. Oggi vi porto con me nello sgabuzzino, che è una parte di casa che non vi ho ancora mostrato, perché ho deciso di dare una sistemata all'armadio che vedete qui alle mie spalle, in cui tengo le lenzuola della camera da letto, i piumoni e anche tutte le varie cose di scorta, i detersivi, spugne, eccetera. Quindi niente, venite con me e iniziamo a sistemare. Ci sarà, ve lo dico già, un macello, perché è uno di quei punti in cui prendi e butti dentro, quindi non, ogni volta ci provo a sistemare, a mettere le cose in ordine, però poi continuo ad accumulare, soprattutto in questo momento dove si fa un po' più di scorta, e quindi ecco, è sempre un delirio qui dentro. Quindi adesso basta, sistemiamo, quindi 3, 2, 1, via! Allora, per prima cosa andremo a togliere tutte le cose che ci sono sul pavimento, che saranno un po' di impiccio per fare appunto questo tipo di pulizie. Per esempio la serastiro, che tengo sempre qua dentro, mi dà fastidio perché non riesco bene a prendere le cose dall'armadio, quindi adesso tolgo tutto. Allora, la situazione attuale è questa, nel senso che come si entra nello sgabuzzino ci sono due scarpiere, questa è la mia, mentre questa è quella di mio marito, e in fondo troviamo appunto tutto questo armadio. Armadio preso all'IKEA, in cui abbiamo messo tre ceste e poi altri tre ripiani. Ora, niente, andiamo un attimo a sistemare, perché come vedete è veramente una situazione parecchio confusionaria. Quindi tendenzialmente nella prima cesta io ho tutte le lenzuola, che però ora andiamo insieme a tirar fuori e poi metteremo via in un altro tipo di sistemazione. Sotto qui ho tutti altri copriletti più leggeri, perché diciamo che i piumoni e le trapunte pesanti le tengo nel letto contenitore, mentre qua ho proprio quelle più leggere, e sotto idem. Mentre qui tengo tutti bagnoschiume, detersivi, cose di scorta, e anche questa parte qui è quella che uso sempre per fare le pulizie, quindi quelle diciamo che sono già aperti e in uso. Qui sopra ho la parte della stirella, altre cose di scorta, e sopra quelle cose che uso veramente, che non tocco praticamente mai, quindi ho diciamo candeggina e una mucchina, ma ammoniaca, di scorta, altri asciugamani sempre nuovi, mai usati, sempre da tenere lì qualora dovessero servire, e tutte le cose dei bimbi di quando erano piccoline, che comunque mi sono rimaste, sono ancora nuove e potrebbero sempre tornare utili. Quindi adesso mettiamoci all'opera. Ok, per prima cosa tolgo tutte le lenzuola.
Allora, ho già sistemato i detersivi all'interno dell'armadio e adesso devo finire di sistemare solo le lenzuola. L'idea a grandi linee è quella di accoppiare tutto quanto e intendo farlo come? Mettendo il lenzuolo sotto, il lenzuolo sopra e una federa all'interno, tutto piegato all'interno dell'altra federa, in modo da avere già il pacchetto pronto e che è sufficiente prenderlo dall'armadio, dalla cesta e andare poi a mettere tutto in camera da letto. Quindi vi spiego meglio facendovelo vedere. Procediamo. Lenzuolo con angoli, federa. Lenzuolo sopra. E voilà l'altro pacchetto. Ok, io continuo con tutte le altre lenzuola e poi ci vediamo dopo per il risultato finito per andare a metterle insieme all'interno dell'armadio. Ok, allora io le ho piegate tutte le lenzuola e ora proviamo a metterle a posto. Ok, allora, questa è la nuova sistemazione, quindi, allora qui, adesso ho intenzione comunque di, perché prima avevo tutti questi Swiffer, questi spruzzini, adesso non so, penso comunque di lasciare qualcosa a portata di mano, o devo vedere, tipo per pulire al volo, o se no comunque ho fatto parecchio spazio nell'armadio, quindi piuttosto metterò le ciabatte di mio marito, ecco, per togliere un po' le cose da terra, mentre qui ci sono tutte le mie ciabatte, che ne ho tantissime, però mi piace sempre cambiarle, cioè io ogni giorno cambio ciabatte, però vabbè, questo poi vediamo. Allora, la parte diciamo più importante è questa, che è l'armadio. Cioè, comunque tanta roba, però è un po' più ordinato. Allora, partiamo subito. In alto ho riposizionato alcune coperte che non uso più, gli asciugamani che avevo prima di lì, adesso li ho messi là dietro, ho lasciato su poi dietro anche il bouquet del mio matrimonio e, ripeto, anche cose dei bimbi, tipo per il tiralatte. Tutte queste cose che non uso mai e l'acqua di scorta, l'acqua demineralizzata di scorta per la stirella. Però diciamo lì sono le cose un po' più inaccessibili perché è davvero in alto.
Sul secondo ripiano troviamo tutte le, la candeggina e l'ammoniaca di scorta, e poi ho messo anche tutte le pastiglie piuttosto che il liquido per la lavastoviglie. Qui alcuni spruzzini di quelli che uso, lo smacchiatore, cose che uso quotidianamente, e le due, il ferro da stiro e la stirella. Così. Dietro di là c'è un sacchetto con dentro tutte le cose avanzate dai vari carnevali che tengo per gli anni successivi. E qui c'è questo striscione buon compleanno, che a breve sarà il compleanno di Alessandro, quindi lo lascio a portata di mano per poi usarlo. Questo è il primo ripiano ed è, diciamo, il più accessibile, quindi quello dove preferisco tenere più cose. Allora, ho messo dietro tre detersivi per la lavatrice, due spruzzini sempre di detersivo per lavare il bagno, Vetril, il sapone dei piatti di scorta e altri, e poi ci sono tutti i vari saponi bagnoschiuma, diciamo, vari, anche qua lo shampoo, altre salviettine disinfettanti, piuttosto che detersivi le tabs per la lavatrice. Poi ho messo qui l'acqua demineralizzata che prima tenevo fuori, però visto che non è pesantissima, perché è quasi vuota, cioè ci sarà tanto così d'acqua, quindi ho deciso di metterla qui. Poi qui ho lasciato gli acchiappacolore, tutte le cose per lo Swiffer, che sia per il duster piuttosto che quello dei pavimenti. Qui ho tutti gli accessori, poi dovrò comprare le scatole e, come vi dicevo già, faremo un video con le sistemazione ceste, perché devo andare a fare shopping di scatole e contenitori, quindi per il momento li ho adagiati qui, poi li metterò tutti in una scatola. Tutti gli accessori, quello dei tappeti, piuttosto che quelli per pulire i sedili dell'auto, per il materasso, insomma tutti gli accessori extra del Dyson, il duster che stiamo usando attualmente. Poi questi sono tutti quelli aperti che sto usando, quindi il multiuso, il Vetril, la candeggina, e dietro c'è l'ammoniaca. Quindi queste sono le cose in uso attualmente, quindi a portata di mano. Poi abbiamo polvere, quindi mangiapolvere e panno, tutti i vari vicinette, tutti i vari insetticida, quindi più che altro per le formiche. Qui ho fatto due scatole, in una, vediamo se riesco a farvi vedere bene, allora in una ho messo tutte le spugne per la cucina, e vabbè, eventualmente anche per il bagno, e qui sopra invece ho messo tutti gli stracci, due mop di scorta, piuttosto che, io però adesso uso il Vileda, quello piatto, e quindi questo qua lo uso solo magari per pulire il balcone, piuttosto che gli stracci normali, sempre per pulire il balcone, altri stracci per altri tipo Swiffer, presi sempre per pulire pavimenti e via dicendo. Quindi questa, abbiamo fatto una scatola tutta stracci, e qua ho fatto una scatola tutte con le varie pagliette piuttosto che le varie spugne. Il ricambio sempre per il duster. Qui ho vari levapelucchi che perdo continuamente, quindi ne ho 4 praticamente, perché continuo a comprarli all'IKEA piuttosto che in giro come li trovo, quindi adesso che ho fatto pulizia li ho trovati tutti, quindi ora abbiamo pelucchi da levare come se non ci fosse un domani, quindi adesso li ho messi tutti qua, poi però li useremo e spariranno. Mentre questo è molto comodo perché è quello lavabile. E poi arriviamo alla parte biancheria per il letto. Allora, sotto ho messo tutte le varie coperte, quelle un po' più leggere, e tipo anche questo qua che è un telo copri tutto, che io lo uso per coprire proprio d'estate, per non far vedere solo il lenzuolo che non mi piace, lo butto sul letto. Mentre qui abbiamo sempre dei copriletti un po' più pesantini, che vanno benissimo in primavera quando poi si va a togliere il piumino, e qua tutte le varie federe che userò per magari anche per i cuscini, quelli di bellezza, o questi con le scritte You and Me, piuttosto che questi qua, questi rosa che ho comprato l'ultima volta che sono stata da IKEA, questi grigi, insomma, queste qua sono tutte di scorta,
che vanno benissimo anche su cuscini normali, ma io li uso per quei due cuscini extra che tengo sul letto. E poi qui, con il metodo della federa che vi dicevo, ho messo tutte le varie i vari completi per il letto. Ho tantissime lenzuola, perché dovrebbero essere circa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 completi letto di lenzuola, però ce li ho da quando praticamente da quando siamo andati a convivere con mio marito, quindi mi spiace buttarli, a meno che non siano proprio o rotti o che non li butto perché ci sono affezionata. E niente, quindi queste qua sono un po' più piccoline, sono riuscita a metterle in piedi, diciamo, mentre queste sono tutte sdraiate. Però è molto comodo perché quando tu devi fare il letto, prendi e via, è tutto qua. E non devi stare a cercare, così come per andare a riporlo, voilà, è già fatto. Cioè non devi stare a cercare i pezzi che magari possono scappare e infilarsi o cadere giù dalla cesta. Insomma, così è veramente veramente comodo, ve lo consiglio. Vi faccio quindi nuovamente una panoramica veloce. Ripeto, come cose ce ne sono veramente tante dentro, però sono riuscita a recuperare parecchio spazio anche solo su questo ripiano. Prima, se ve lo ricordate, era strapieno, anche era tutto una cosa ammassata sull'altra, piuttosto che là dietro è praticamente vuoto. Ancora nel secondo ripiano lì è tutto vuoto, non ho ancora messo nulla, quindi poi ecco, diciamo che è una situazione che potrebbe anche cambiare e variare. Magari anche qualche copriletto che non userò proprio mai lo andrò a mettere sopra. Però come vedete ho recuperato davvero tanto tanto spazio. Ecco qua. E questo invece è di nuovo il resto. Ora vado a mettere anche l'asse. E poi direi che ho finito. Ok, ecco qua. Ho rimesso anche l'asse da stiro e lo Swiffer appoggiati al muro. E ho messo la borsa della palestra, che tengo sempre qui a portata di mano, in modo che quando arrivo da lavoro la prendo, metto giusto l'acqua, però la preparo già nel corso della settimana, così qui è proprio a portata di mano e comodissima. Ecco qua, quindi questa è la sistemazione. Ripeto, adesso vedo cosa mettere qui, però diciamo che il grosso è fatto. Ho già passato anche il pavimento, quindi adesso è veramente tutto pulito e ordinato finalmente, perché non ne potevo più di vederlo così. Quindi niente, spero che come sempre questo video vi sia piaciuto, se così fosse mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Io vi mando come sempre un grandissimo abbraccio e un grande bacio. Ciao, alla prossima!